ed amici di One TV, buonasera, bentornati ad una nuova puntata di Super Trooper. Sono Marco Ciapparelli e questa è quella che io chiamo la vostra agenda di cultura e spettacolo dell'Alto Melenese. Qui ogni domenica sera, replica alle 20.30, poi c'è il canale YouTube, mi raccomando iscrivetevi, poi c'è Facebook, mi raccomando mettete mi piace, cosa succede? Vi diciamo quelli che sono gli appuntamenti a teatro, quindi vi leggiamo le trame, vi diamo le date degli spettacoli, dei live poi ci sono i libri, poi ci sono le mostre, insomma la cultura, lo spettacolo dell'Alto Milanese passa sempre da qua. Noi abbiamo degli ospiti in studio, poi abbiamo anche delle interviste che abbiamo registrato on the road e poi naturalmente ci sono anche eh, i contributi filmati, poi ci sono i video musicali, quindi c'è un po' di tutto, tanta cultura, tanto spettacolo, ogni domenica sera alle 20.30 siamo qua e come detto ci sono degli ospiti. Stasera non abbiamo, anzi stasera parleremo esclusivamente, pensate un po' di... Libri, i primi ospiti sono Fabio Clerici e Maria Antonella Calopresti. Buonasera, Buonasera. 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 benvenuti, eh, che ci hanno portato un, un libro anche un po' diciamo, particolare. Però prima di parlare di questo libro, raccontatemi qualche cosa di voi, cioè cosa fate e cosa avete fatto, naturalmente in breve, ci mancherebbe altro, prima di arrivare a questo libro, prima di conoscervi e di arrivare a fare un libro insieme. Beh, allora, io da molti anni scrivo, quindi sono, sono uno scrittore, poeta, sono un autore. e Diciamo che eh, la mia produzione letteraria eh, si articola nel, nel corso degli anni dal 2006. Quindi c'è stata una produzione sia Uh, poetica che uh, diciamo di, di narrativa. Siamo arrivati ad oggi con, uh, con questo ultimo libro, è un libro molto particolare, è un libro di poesia, ma uh, che contiene uh, anche un vissuto uh, gastronomico. Cioè eh, sono 30 poesie che eh, hanno al loro interno un ingrediente eh, che è stato ripreso emotivamente da eh, Maria Antonella ed è stato trasformato in una ricetta. Quindi la parola diviene alimento e successivamente l'alimento diviene parola. Questo perché? Perché... Eh, diciamo che dai, fino ai primi del Novecento non esistevano eh, scritti sulla, eh, sulla composizione delle ricette, quindi le ricette venivano eh, tramandate oralmente, quindi dalla nonna, la mamma, la mamma, i figli, e quindi eh, vi era proprio un passaggio eh, orale di eh, esperienze. Successivamente eh, sono nati i primi ric piccoli ricettari. Quindi la parola ha sempre avuto una connotazione importantissima. E eh, successivamente la composizione degli alimenti univa tutta la famiglia. Quindi, questa è un'altra un caratteristica che eh, unisce la parola all'alimento. E per ultimo ovviamente il convivio. Il convivio è un qualcosa che mh, accomuna amici, accomuna parenti e eh, sancisce un, un momento importante del, della giornata, un momento nel, nel quale ovviamente si verificano eh, episodi eh, sia positivi che negativi e quindi eh, questa parola fluisce nel, nell'assaporare il cibo, quindi si parla e si degusta un piatto e si eh, odora il profumo del, del cibo che ovviamente è fortemente evocativo, ci ricorda la nostra infanzia, ci ricorda quello che di più bello eh, ci è accaduto. E invece, Maria Antonella, prima di arrivare a questo libro. Dunque, io sono una maestra. Prima mm. di tutto, sono una maestra. E amo tantissimo leggere, è una passione da quando sono nata, leggo di tutto. E, ho anche altre passioni, ma una di queste, quella, una tra le più forti, è proprio eh, la cucina. Non la cucina intesa soltanto come. Preparare un piatto. Per me la cucina è molto, è una parte della vita alla quale non potrei mai rinunciare perché per me la cucina è anche affetto, dimostrazione d'amore alle persone cui voglio bene. Questo nasce un po' dalla, diciamo, dalle mie radici, sono calabrese di un piccolo paesino, si chiama Marina di Nicotera, sulla costa tirrenica. E sono cresciuta in una famiglia molto unita, molto bella, che la domenica era sempre attorno ad un tavolo a chiacchierare fino a tardi, come si usa dalle mie parti, e diciamo che già da allora quindi la cucina ha fatto parte della, della mia vita. Andando avanti mi sono incuriosita e ho cominciato a studiare nuove ricette, quindi mi sono spostata eh, dalla tradizione della mia terra e sono andato un po' oltre, a casa avrò tipo un 400 libri se non di più solo di cucina nazionale ed internazionale, ho cominciato anche a sperimentare, alcune volte le cose mi vengono bene, altre volte a stare, <ride> però insomma si prova in qualche maniera. Ho un gruppo di cucina bello numeroso, eh, circa 42.000 persone, si chiama quelli che non sono dolci. E là insomma ci, ci divertiamo un po' a preparare, a pubblicare le cose che facciamo. Belle e anche errate perché dall'errore poi si, si impara. Anzi certe volte si impara più da una ricetta sbagliata che da una ricetta perfetta. Eh, ho accettato di fare questo libro con Fabio innanzitutto perché è un mio amico e poi perché mm, amo i suoi libri di poesie, li ho tutti. Ed è una persona, secondo me, un poeta a 360 gradi, un poeta vero, che sa, sa quello che scrive e, e lo scrive bene. Nel, in questo libro parliamo molto di emozioni e, e anche di cultura, e, perché la, la cucina non è soltanto fino a se stessa, la cucina è anche cultura, la cucina è quell'elemento che avvicina i popoli. E possiamo non parlare tutti la stessa lingua attorno ad un tavolo tutti possiamo comunicare qualcosa con quello che prepariamo e per cui è diciamo un elemento inclusivo in questo mondo che un po è diventato poco inclusivo ecco la cucina include tutti la cucina non non ha confini e quindi diciamo che il il fatto di aver partecipato alla scrittura di questo libro mi ha arricchito tantissimo perché ho avuto modo innanzitutto di emozionarmi leggendo eh, le poesie di Fabio che sono ricche di, di emozioni, ricche di ricordi e sono ricordi che comunque ognuno di noi ha e la poesia questo ha di bello. Cento persone possono leggere la stessa poesia, ognuno di loro... Avrà delle emozioni diverse, sempre forti, così come 100 persone possono fare la, la stessa ricetta, ma non sarà mai uguale, avrà sempre qualcosa di particolare. Io ricordo quando ero piccina, e la mamma e la nonna facevano il pane. Se io lo mangiavo a casa di nonna non so perché il pane era più buono lo stesso pane lo mangiava a casa di mamma e dicevo, però quello di nonno è più buono. Era lo stesso pane, lo avevano fatto loro. Ecco, quindi diciamo tante emozioni, tanta eh, tanto, tanto condivisione e soprattutto anche tanta cultura. Molto bene. Allora tra poco torneremo a parlare naturalmente del libro, anzi ci leggerete anche qualche passo sicuramente, qualche poesia ce la dovete leggere. Prima vi ricordo quelli che sono gli appuntamenti di questa settimana a teatro e anche i concerti di questa settimana. Lunedì 22 al Teatro Carcano di Milano, novelle orientali. La scrittura della Yur Senar, ricchissima ed elegante, regala un'aura da favola alle narrazioni proposte che brillano in una luce senza tempo e che ben si addicono ad una lettrice di eccezione, cosmopolita e appassionata come Serra il Mazze. Percorreremo attraverso la sua interpretazione un viaggio affascinante ed esotico in cui è il destino a prendersi il gioco degli uomini e a guidare i loro passi. Al Monterosa 91 di Milano, Stefano di Battista Quartet. Il concerto prende spunto dall'album Morricone Stories e regala un omaggio al leggendario compositore Ennio Morricone, al quale il sassofonista romano era legato da sincera amicizia e con il quale aveva più volte collaborato. Di Battista gioca con i temi più conosciuti di Morricone come se fossero materia magica, sostanza di quella speciale e misteriosa zona della musica che ci riempie quasi inspiegabilmente l'anima. Martedì 23 aprile al Teatro Arcimboldi di Milano e giovedì 25 al Teatro Galleria di Legnano, The Blues Brothers, The Smash Hit Approved. The Blues Brothers Approved è un richiamo alle radici, a quella casa del cuore che è il palcoscenico, dove i protagonisti vi aspettano con una missione, scuotervi nel profondo e regalarvi emozioni indimenticabili. Un show completamente rinnovato promettono di infrangere nuovamente i record, portando in scena una tempesta di energia. La band le incantevoli Bluette promettono di travolgere ogni vostra resistenza. Dal 23 al 28 aprile al Teatro Nazionale di Milano, Vlad Dracula. L'opera è ambientata in un mondo steampunk di fine Ottocento, all'alba dello sviluppo industriale moderno. Lo spettacolo è un viaggio, oltre lo spazio e il tempo, nel dualismo dell'animo umano. Bene e male, vita e morte, scienza e mistero. In una storia dove amore, passione e musica veicolano le emozioni degli spettatori. Ma chi è realmente Dracula? Chi rappresenta il bene e chi il male? Siamo davvero sicuri delle nostre certezze? Mercoledì 24 aprile al Blue Note di Milano Dolce Nera, attraverso la rappresentazione laicamente filosofica dei cinque elementi costituenti la vita, la cantautrice descrive l'essenza dell'anima mondi per avere il pretesto, con i testi delle canzoni, la musica, i monologhi, la luce e i racconti, di creare la tensione emotiva per il coinvolgimento dello spettatore sull'essenza della natura umana affrontando tematiche di impatto sociale e culturale dell'epoca moderna. Infine, venerdì 26 aprile, sempre al Blue Note, Candace Springs. Se le strade del jazz, del blues e del pop corrono per lo più in parallelo, non è affatto raro che i loro tracciati si intersechino e si congiungano in un unico e generalmente piuttosto intrigante tratto. Da qualche tempo, una di queste intersezioni porta il nome di Candace Springs. La giovane cantante, pianista e compositrice di Stanza a Nashville, che già da suo d'esordio fa parte degli artisti della prestigiosa etichetta Blue Note. E dopo questa prima carrellata di notizie, torno a parlare naturalmente con i miei ospiti, che ci hanno portato poetando tra i fornelli, perché abbiamo parlato di questo libro e non abbiamo ancora detto il nome. Poetando tra i fornelli. Adesso ve lo diciamo finalmente. Poesia, ricette e immagini. Come si mettono insieme e come si fondono? <coughs> Beh, diciamo, è una un lavoro emotivo, è una unione eh, che Maria Antonella ha saputo magistralmente interpretare, perché mh, siamo partiti mh, da, dalla sensibilità, siamo partiti dal modo di recepire eh, il vissuto e le parole, come giustamente diceva prima. È un libro che eh, ricorda il nostro vissuto, il nostro passato, se vogliamo anche uno spaccato di, di società eh, e si riunisce quasi naturalmente con l'elemento cibo. Quindi, questa è un, eh, la, la peculiarità di questo libro. Eh, chi lo leggerà avrà la possibilità di leggere sì, 30 poesie di ricercarne l'ingrediente eh, misterioso e, ed essi stessi magari di comporre una ricetta in relazione alla, a quello che lo scritto ha trasmesso, quello che ha fatto eh, Antonella, eh, che ringrazio, ma io ero sicuro che, che comunque avrebbe accettato perché eh, anch'essa non l'ha detto però anch'essa scrive quindi non, cioè, ha anche lei questo tipo di, eh, di sensibilità eh, leggiamo 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 <ride> Leggiate, leggiamo. No. leggiamo leggiamo una poesia allora quindi verosimilmente c'è il brano c'è un cappello iniziale di Maria Antonella sulla motivazione eh, della ricetta, ovviamente, e poi la ricetta stessa. Ci vediamo lì. Perché non torni? Le chiesi? Non pianse, ma aveva lo sguardo dai mille occhi, la mestizia delle radici. Terra fertile che torna, il, il manconico sapore d'autunno, il gelido tepore del bianco inverno, il profumo di ritrovata primavera, il frenire di rumorose cicale. Perché non parli? Le chiesi. Sono impegnata ad amarti e lo faccio nel peggiore dei modi. Volevo donarti ciò che non sono, ma volevo farlo con tutto il mio cuore. Allora ci vediamo lì, dove la vita ripete gli stessi errori, dove alcuno propone giudizi, dove le notti profumano di vaniglia e cannella, dove i ricordi si infrangono. Sugli orgogliosi scogli e il vento conforta i tuoi silenzi. Perché non torni le chiesi? Perché non sono mai partita. Molto bene. <clears throat> e qui appunto e qui, si riallaccia. Eh, Maria, Antonella, dicevamo, parte il Maria Antonella fa un commento alla, al brano. Eh, non sempre con le parole si riesce ad esprimere ciò che si prova nella parte più profonda di noi stessi, rapporti che si gelano tra donne e uomini, madri, padri e figli, per i detti e non detti. A volte le fratture maggiori sono causate proprio dal non dire. Per salvare la situazione è necessaria una reciprocità di anime. L'unica in grado di ascoltare i silenzi e di vedere oltre il buio, un po' come la vaniglia e la cannella, due spezie che non, hanno bisogno di, non, hai bisogno. non hai bisogno di vedere, perché il loro profumo intenso ti avvolge anche restando ad occhi chiusi. Per questa poesia ho scelto delle soffici e golosi brioche alla cannella. E infatti poi c'è la, la foto, la, la foto, la foto e delle, delle brioche alla e, poi ricetta, cannella. e poi la ricetta sviluppata delle brioche oh. alla cannella. Quindi praticamente potete leggere la poesia, breve commento, e poi vi mettete a fare naturalmente la. le brioche alla cannella, esatto. per Ma, vero, o altri piatti. Naturalmente. Esatto, o, o, o se preferite, eh, il, il libro comprende anche una parte... Dove vi è la possibilità di prendere degli appunti, leggete la poesia, sviluppate voi una ricetta e poi la eh, preparate. Ecco, molto bello eh? questo. questo è, Questa... è, sì. è, è molto carino. Ma negli spazi vuoti si possono inserire anche le emozioni che si provano leggendo la poesia. Assolutamente. Certo. Quindi abbiamo volutamente lasciato degli spazi vuoti, perché comunque ognuno di noi deve avere la possibilità di esprimere ciò che sente. Libro, un libro che sia di tutti un libro interattivo che sì. nutre l'anima di cultura ma vi nutre anche di, di Brioche <ride> esatto. e di tanti altri piatti. Sì. <ride> Assolutamente. Dove lo trovo questo libro? Si può trovare in tutte le librerie sì. fisiche eh, e in tutte le piattaforme online, le maggiori piattaforme online, oppure direttamente richiedendolo sul sito della casa editrice che è Tracce per la Meta. Quindi poetando tra i fornelli, grazie naturalmente a Fabio Clerici, grazie a Gra Maria Antonella grazie per essere a voi. stata grazie a con noi e eh, adesso cambiamo ospite, rimanete qua perché comunque si parla ancora di libri, quindi continuiamo a parlare di cultura e però voglio farvi vedere un video perché io questa ragazza qua me la ricordo, però purtroppo è scomparsa qualche anno fa tragicamente è troppo presto. Infatti sono 15 anni dalla sua prematura scomparsa, la musica di Valentina Giovagnini arriva per la prima volta sulle piattaforme streaming e in digital download in una nuova versione completamente rimasterizzata. I primi due album editi, Creatura Nuda e L'Amore Non Ha Fine e l'EP inedito Respiro. Eh, L'indirizzo Respiro raccoglie tracce rimaste nascoste per 20 anni. La title track riflette il desiderio di continuare a vivere nell'amore di coloro che ci hanno amato. Noi questo video qua lo vediamo perché appunto addirittura dal 26 luglio ci sarà la mia natura, il triplo CD, che chiude l'intera produzione discografica dell'artista per la prima volta stampata in versione rimasterizzata. Io me la ricordo, saremo 2002 aveva presentato Il Passo Silenzioso della Neve, una canzone molto molto bella, poi purtroppo nel 2009 ha avuto un incidente e ci ha lasciato, però noi la ricordiamo, e a 15 anni, comunque, la sua musica è ancora viva. Questa canzone si chiama uh, Respiro. Grazie, naturalmente, ai miei ospiti. Grazie, Grazie stati a voi. Con noi Grazie. E vi lascio alla musica straordinaria di Valentina Giovannini. A tra poco. In studio continuiamo con la seconda parte di Super Trooper, la vostra agenda di cultura e spettacolo dell'Alto Milanese. Continuiamo a parlare di libri ma ci trasferiamo in Liguria, nel senso che noi siamo sempre qui, naturalmente. Però ci trasferiamo con un autore che viene dalla Liguria, Giuseppe Bagnasco. Benvenuto, buonasera. Grazie. Ciao, grazie di essere qui naturalmente questa sera. Per presentarci il tuo debutto nella, esatto. a, alla scrittura, um, però Raccontaci magari qualcosa di te, come sei arrivato poi a, a questo libro, come mai adesso? Eh, grazie del, dell'invito innanzitutto. E come ci sono arrivato? Eh, casualmente. <ride> Infatti, nella quarta di copertina chi leggerà mi, mi definiscono autore per caso. Poi, puntini, puntini, forse. Perché? Eh, sono l'autore di questo libro e non ci piove. Eh, sono un autore per caso e non ci piove. Il forse perché, molto probabilmente, questo l'ho capito quando ho terminato il, il romanzo, che probabilmente non è un caso, ma io questo libro eh, lo dovevo scrivere eh, emotivamente. Eh, si è trasferito praticamente le mie emozioni in, su, sulle pagine che, del romanzo. E quindi questo è il, mio, il perché di questo così tardi, è vero. Così tardi non lo so, sempre casualmente. Probabilmente le emozioni sono arrivate a questo, al punto che sono poi arrivate. E quindi però ho scoperto una cosa, anche in uh, tarda età, diciamo, eh, di, eh, di essere capace e questo non lo sapevo, eh, di essere eh, capace a romanzare. Adesso non è che mi voglio autoincensare, eh? però effettivamente il tutto è venuto così molto spontaneamente e inizialmente devo dire che Avevo delle emozioni, dei ricordi di, 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 di quando ero ragazzino e che mi pulsavano in, in testa e ho detto, ma le voglio scrivere, tipo diario, diciamo. In realtà poi la penna scorreva e mi sono reso conto che i ricordi, le emozioni si ampliavano e quindi l'ho trasferito nel, poi nel computer e sono, diciamo, andato avanti al, al termine ho detto forse ho scritto un libro in realtà poi mi sono reso conto essendo il primo di aver veramente scritto un libro quando eh, lo ha pubblicato ho trovato l'editore che me lo ha pubblicato Macchione che tra l'altro è di Varese, della vostra provincia Perfetto. qui vicino che abbiamo scommesso diciamo su, su un autore signor Nessuno su un primo romanzo però sta andando bene in Liguria, Piemonte e anche qui in Lombardia io eh, non faccio presentazioni collettive ma preferisco fare dei firmacopie nella mia zona ma anche in Piemonte e poi se potrò allargarmi anche oltre e incontro, incontro molte persone essendo eh, al mare incontro molte persone di questa zona che certo. hanno già diciamo, preso il libro. Eh, quindi diciamo che sta andando bene in queste eh, tre regioni che sono quelle diciamo, interessate. Il, la Liguria perché dove, dove abito, il, il Piemonte. Perché diciamo qualcosina del Libro perché eh, dove nasce. Eh, Nasce nel, nel, nel territorio piemontese, siamo negli anni 60 e 70, e quindi c'è questo ragazzino che, che in quell'estate, in quella particolare estate dove compie il, il suo decimo compleanno, vive quell'estate eh, fantastica, fantasiosa come non l'ha mai eh, vissuta prima e come non la vivrà mai dopo. E, e quindi. Diciamo che trae dalla natura, dal ciclo naturale della natura e, e anche dalla campagna eh, quei giochi che in realtà a quei tempi non si avevano. Questo è un po' il nocciolo, la, la parte da cui, da cui si parte, poi scivola naturalmente in, eh, verso il mare, dove poi termina eh, il libro, il romanzo. E, questo, diciamo che vogliamo dare anche una spiegazione ai bianchi nuvoloni di agosto, visto che eh, ho introdotto diciamo, la parte della campagna. Questo ragazzino che ha molta fantasia quell'estate immagina che dietro quei bianchi nuvoloni che gli appaiono in agosto lui li vede idealmente in agosto, cioè dove non, non, non danno pioggia e sono molto bianchi e candidi, lui immagina che si celino le persone che sono andate in cielo. Questo è il, il motivo diciamo, del, del titolo. Perché un suo ragionamento bambinesco dice eh, allora alla ripartita del, dei parenti e amici si diceva sono andati in cielo, questa era la verità che si diceva ai ragazzini, allora dice in cielo quando piove eh, non credo, quando c'è sereno non ne vedo uno, terza opzione, saranno dietro questi nuvoloni bianchi che ci seguono da distante. Questo è un po' il, la motivazione che è scaturita dal da, da, titolo, diciamo, del... Di questo, di questo libro, certo. di questo romanzo. Molto bene, allora, tra poco continueremo a parlare eh, del tuo libro, prima qualche appuntamento di cultura e spettacolo di questa settimana, tra l'altro domenica prossima non saremo in onda, quindi vi leggo anche qualche appuntamento dell'altra settimana ancora. Venerdì 26 aprile al Teatro Lirico di Milano, Fratellanza, una lezione magistralis di Umberto Galimberti sul tema della fratellanza, concetto a volte trascurato e troppo poco approfondito. Un viaggio culturale attraverso la conoscenza dei valori, racchiusi nel sentimento intrinseco dello spirito di condivisione, tra i quali si incontrano la solidarietà, il rispetto, l'accoglienza, l'integrazione, la giovialità, la bontà d'animo, la socialità che prevale sull'egoismo e sull'individualismo. Sabato 27, domenica 28 aprile al Teatro Arcimboldi di Milano Ornella Vanoni, cantante intellettuale, impegnata, diva elegante e senza tempo della musica italiana, ha suscitato sin dal suo debutto negli anni 60 l'ammirazione del pubblico italiano e degli addetti ai lavori, una delle più importanti e riconoscibili artiste della musica dalla voce intensa e sofisticata, calda e graffiante, salirà sul palco del Teatro Arcimboldi per due serate che promettono di restare impresse nella nostra memoria. Domenica 28 al Blue Note di Milano, al centro esatto della musica quale metafora più congeniale se non il centro esatto della musica per un cantautore che esprime il meglio proprio su un palco e davanti al suo pubblico, così Ron si racconterà grazie ad uno dei repertori tra i più belli e conosciuti della musica d'autore italiana, in una scaletta ricca di oltre 20 titoli, tra successi e nuove canzoni, tratte anche dal celebrato album di due anni fa Sono un figlio. Al caffè teatro di Samarate l'avvento dell'età dell'errore. La storia del cabaret è pressoché sconosciuta e presenta aspetti curiosi, inaspettati e sorprendenti. Mette in relazione persone, eventi, esperienze, manifestazioni e avventure culturali che sono familiari, ma che difficilmente si sarebbe potuto sospettare che fossero interconnessi in questo modo. Le vicende sono state ricostruite con i materiali reperiti in vent'anni di ricerche dal Centro Studi Musicomedians di Flavio Oreglio. Lunedì 29 al Teatro Elfo Puccini di Milano, Yoko Yamada Comica, nata a Brescia da madre italiana e padre giapponese, è pronta a riportare sul palco tutta la sua ironia con Mary Poppins e i doni della morte. Uno spettacolo che affronta temi come le tentazioni, il lavoro, i cartoni animati e la paura. Paura di tentare, perché mica puoi fallire se non ci provi, giusto? Un'evoluzione quasi naturale del percorso artistico tracciato con lo spettacolo precedente. Dal 29 aprile all'11 di maggio al Teatro Alcione di Milano, Radio Linetti Live. Linus, direttore artistico di Radio DJ, arriva per la prima volta a teatro con uno spettacolo per divertirsi, riflettere ed emozionarsi tra spaccati di vita vera, ricordi personali e aneddoti mai raccontati. Un one-man show dove curiosità, storie e memorie personali si uniscono, convergendo in un inedito racconto che svela al pubblico l'anima di uno dei personaggi più iconici del panorama radiofonico italiano. Martedì 30 aprile al Teatro Martinit di Milano, Christian Cocco che per i suoi 35 anni di carriera artistica porta in scena uno spettacolo comico-musicale, leggero ed autoironico, per parlare della vita di tutti i giorni, in particolare del rapporto uomo-donna, della famiglia, dell'amore, del sociale, senza tralasciare momenti di riflessione, soprattutto sul senso della vita. In modo semplice, naturale e spontaneo, chiacchiera, scherza, canta, coinvolge e diverte il pubblico. Tra poco ci ritroveremo con altri appuntamenti di cultura e spettacolo di questa settimana. Torniamo a parlare con Giuseppe Bagnasco e questo è il suo libro: si chiama I bianchi nuvoloni di agosto. Eh, Lo abbiamo accennato prima, uno, un libro sicuramente fortemente autobiografico. Eh, quanto c'è di te in questo libro? Quanta Liguria c'è? Perché poi effettivamente eh, i Liguri hanno un attaccamento molto particolare alla terra, un po' tutti siamo legati certo. naturalmente alla, alla nostra terra, però la Liguria è una regione un po' particolare in sé eh, e quindi sicuramente emerge anche un, un aspetto della, della, della tua Liguria. Sì, eh, diciamo, eh, abbiamo detto prima così accennato quello che si trova nel libro, diciamo quello che il lettore non troverà in questo libro. Okay. Non ci sono temi epici. Non, eh, non ci sono i sette mari, non ci sono le sirene, però la bellezza di questo, di questo romanzo, secondo me, è proprio l'essere stato capace, eh, senza essere troppo, eh, di romanzare una vita normale perché? Perché in questa vita normale eh, sicuramente molti lettori troveranno parte della loro vita se abbiamo sia piemontesi, lombardi o che siano ligori. E quindi eh, secondo me eh, questo, diciamo, tra l'altro è un libro emozionale, Quanta parte c'è di me, è a spunti autobiogra autobiografici. Non è sicuramente il racconto della mia vita, o perlomeno è il racconto della mia vita colorato di fantasia, quello che poi è il romanzo in sé. E quindi, come dicevo, potrebbe attraversare la vita di, di, di molte persone. Inizia in Piemonte effettivamente... Prima ho parlato delle piumote, però la copertina rispecchia poi una, uno Ligure. scorcio decisamente Ligure, tra l'altro uno scorcio di mare eh, riconosciutissimo, che da queste parti secondo sicuramente... Adesso lasciamo un po' la curiosità ai, ai lettori. Posso dare un aiuto però. È, è ripresa dall'alto questa foto, è ripresa dall'alto ma dall'alto dove? Eh, da un promontorio che si chiama Punta Crena e chi sicuramente andrà a cercare troverà. Su questo promontorio c'è una torretta, la torretta appunto di Punta Crena, una torretta saracena e perché questa foto anche? Perché proprio su quella torretta eh, terminerà il romanzo. Quindi il lettore si troverà esattamente in quella posizione e avrà quella visuale. Anche se non ha mai visto mai conosciuto, al termine del, del, del romanzo. E questo è, secondo me, un, un bello spunto, diciamo, per, per questo per il lettore soprattutto. Certamente, quindi un libro, diciamo per tutti, nelle note dicevo, da leggere col cuore perché tutti abbiamo dei ricordi, tutti abbiamo avuto sì. l'infanzia esattamente, sì è, è un libro da leggere effettivamente col cuore perché ci sono le emozioni che attraverseranno sicuramente e poi tutti abbiamo idealmente eh, alcune persone che ci hanno amato e che sono eh, dietro questi bianchi nuvoloni di agosto e quindi è per questo che eh, è molto emozionale, devo, devo dire. E un'ultimissima un, un cosa, come ogni, come ogni romanzo dovrebbe avere, c'è anche un, eh, diciamo un, un elemento di novità. Perché all'interno di questa storia c'è un'altra storia. Eh, la, questa storia ha un nome, si chiama Mario, Mario è un personaggio che noi troveremo all'inizio del libro e che per sua natura immagineremo di non trovare più, in realtà eh, Mario lo troveremo non nel finale ma verso il finale del libro, del romanzo e qui capiremo eh, veramente l'importanza che ha questa, per questo personaggio. Per, eh, per il romanzo ma anche per la stessa vita del, del protagonista quindi eh, diciamo che Mario è un po' quello che non ti aspetti dove troviamo il libro? il libro si trova in tutti gli store online sicuramente digitando i bianchi nuvoloni di agosto se è un ventaglio e poi sicuramente in tutte le librerie perché Macchione distribuisce sia qui che in Liguria che in Piemonte, ovunque, quindi se una libreria non l'ha eh, può richiederlo che arriva sicuramente. Siamo allora in conclusione, io vi ricordo I bianchi nuvoloni d'agosto di Giuseppe Bagnasco che ringrazio ancora naturalmente di essere stato mio ospite e a proposito di libri c'è quello più letto di ogni tempo al mondo, cioè La Bibbia, noi naturalmente non vi leggiamo il libro ma siamo andati a vedere uno spettacolo, questo spettacolo appunto è La Bibbia di Thomas Centaro all'Ecoteatro di Milano questi suoi spettacoli parodia, adesso ha fatto la Bibbia, noi siamo andati a vederlo e questo appunto è quello che ci ha detto. Vi aspetto però sempre fra due domeniche, non domenica prossima, qui su One TV, naturalmente mettete mi piace alla nostra pagina, iscrivetevi a YouTube e continuate a guardare Super Trooper, che è la vostra agenda di cultura e spettacolo dell'Alto Milanese. Da Marco Ciaparelli, buona settimana a tutti, ciao! Arrivederci, buongiorno. Amici di One TV siamo atterrati all'Eco Teatro di Milano, è la prima volta che veniamo qua. Senti come bel rimbombo, c'è un bel rimbombo, perché stasera ci hanno detto che c'è uno spettacolo della Madonna. Nel senso di lei, vabbè, adesso ce lo spiega Thomas Centaro, intanto benvenuto. Ciao. Grazie Marco, ciao. Allora, la Bibbia. Il musico della Madonna appunto, vediamo anche la, la locandina dietro. Come mai lasciate scelta è caduta su questo spettacolo? So che tu hai fatto altri spettacoli. E poi sei capitato qua? Come mai? Siamo capitati nella Bibbia perché è stato il pubblico a chiedercelo banalmente. Tanti anni fa insistevano nel, nel volere qualcosa di più rispetto ai soliti musical parodia, cosa c'è di più noto della Bibbia. In realtà, mai domanda poteva essere più sbagliata perché la verità è che la Bibbia la conoscono veramente in pochi. E quindi raccontarla in questa chiave moderna con musica pop, battute anche volendo in slang, mai volgari. Questo ci tengo a sottolinearlo. Poteva essere un buon modo anche. Anche di fare cultura in maniera, se vogliamo, un po' simpatica. In effetti, il tema è abbastanza delicato come l'hai affrontato. Ma il tema è delicato per chi non lo conosce. Paradossalmente, quindi ci siamo fatti un po' voce dei personaggi della Bibbia, di tutti i personaggi dalla creazione in poi, e arriveremo oltre alla risurrezione di Jay, che è lui, e, e tratteremo tutti gli episodi principali nei quali ovviamente insomma, le persone si rispecchiano di più, almeno questo è quello che auspichiamo. Poi stasera scopriremo come andrà. Elementi caratteristici? Sicuramente l'inserimento di tecnologia per quanto riguarda il paradise. Perché i nostri angeli sono parecchio tecnologici, comunicano naturalmente tutti i loro dati, finiscono su una nuvola in cloud e di conseguenza hanno un contatto diretto con, con lui, con il boss, che si manifesta videochiamandoli da dei tablet. Quindi questa è già la prima news. Per quanto riguarda simboli pseudo-religiosi non ce n'è nemmeno uno, non ho voluto. Toccare tematiche che potessero diventare un po' scomode, quantomeno disturbanti, perché non piaceva nemmeno a me fare questo tipo di racconto. Mi piace piuttosto fare in modo che le persone conoscano una storia vivendola per quello che è, cioè una storia di persone. So che ci hai messo un po' a prepararlo, c'è addirittura un making of su internet, sì. un viaggio che hai fatto giustamente su, sui luoghi oggetto appunto della, della narrazione. Eh, Come è stato? È stato impegnativo perché io stesso la Bibbia non l'avevo mai letta, quindi entrare in un racconto come questo è particolarmente tortuoso. Ho cercato di farne una lettura un po' super partes, proprio per non incappare in errori vari, anche perché per parlare di uno spettacolo o comunque di una storia del genere bisogna conoscerla molto molto bene nel dettaglio. E quindi ho studiato tanto, spero che le persone vedano poi sul palco realizzato qualcosa di, di, di inedito. Questo poco ma sicuro, ma più che altro qualcosa che possa divertire e fare anche riflettere, perché ci sono anche momenti di riflessione particolarmente importanti riguardo la vita. La Bibbia parla di vita: no? Quindi si ride, si piange, ci si commuove, ma soprattutto si spera, si ride, perché la vita deve essere anche positiva, non solo fatta di, dramma, di drammi. E tutti questi giovincelli, quasi tutti i giovincelli, come li hai selezionati? Grazie per il quasi, perché penso che... no, cioè sta parlando credo no, di me. No, no, non ce l'ho con Dio. <ride> Beh, eh, molti di loro arrivano da un casting che ho indetto a fine novembre, li ho scelti molto volentieri perché sono persone oltre che preparatissime, anche molto brave, appassionate tanto quanto me di teatro. Tutti gli altri arrivano invece da spettacoli precedenti, ballerini inclusi, e quindi insomma sono persone che mi accompagnano nel mio percorso artistico ormai da un bel pezzo. Anche il coreografo che inarca il sopracciglio, Bruno Giotta. Sì, sì. Senti, intanto portiamoci a casa questo, questo, questo spettacolo qua, ma hai già pensato a qualcosa più avanti? Allora, eh, si vocifera, voci di corridoio <ride> dicono che vorrebbero, il pubblico vorrebbe rivedere qualcosa dal passato, quindi non è escluso che faccia un salto all'indietro di una quarantina d'anni e che si torni negli anni ottanta, lo dico adesso al coreografo così in diretta, così ma si prepara. Sì, probabilmente, questo spero, perché stasera aprirò anche un, una sorta di televoto, in effetti, eh, chiederò al pubblico che cosa vorrà rivedere. Dallo spettacolo precedente che era Lodissea ha vinto il musical di Licia, di Kiss Me Licia quindi probabilmente torneremo lì, ovviamente siete invitati anche voi di, di One tv mi, 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 mi tocca cantare anche la canzoncina, ho già capito. Ovviamente. Bene, allora intanto in bocca al lupo per questa cosa qui, anzi tutti insieme, cosa si dice dietro le quinte prima di andare in scena? Merda, merda, merda! La Bibbia, grazie Thomas grazie e grazie a, a tutti i ragazzi naturalmente. Buon divertimento!